Di nuovo su Radio Yes, Voglio Vivere Così torna in diretta. Noi adesso parliamo con un artista, perché ci siamo lasciati con l'ospite precedente Francesco Bonami parlando di tecniche molto particolari. Anche qui torna l'argomento, ma ne parliamo direttamente con lei, quindi benvenuta Rossana Borzelli. Salve a voi, benvenuti. Allora, noi stiamo per parlare di questa mostra che sta avendo molto successo. Vogliamo intanto ricordare le curatrici, che sono Francesca Marino e Flora Ricordi. Sono le sue opere esposte a Roma, nello storico Caffè Vanni di via Col di Lana e anche nella Galleria Fondaco Monti, dove saranno allestite appunto 12 opere che rimarranno in esposizione fino al 30 giugno. Ma dov'è la particolarità di queste opere? La particolarità è che le sue tele sono delle porte, è vero, Rossana? Sì, sono delle porte, sono questo esperimento del supporto diverso dove imprimere delle immagini. E sicuramente è un incontro molto positivo tra l'immagine e la porta, perché faccio sempre trapelare questo volto dalle venature del legno, un volto che secondo me appartiene a una persona che sicuramente è passata attraverso. Sono due memorie che si incontrano, la memoria della porta, che comunque avendo anni, almeno 2 o 3 secoli, ovviamente ha una grande storia alle spalle, e un volto quindi di una persona con la sua vita. Quando è avvenuto questo incontro tra la sua arte e le porte che dipinge? È avvenuto non molto tempo fa, era una porta vecchia che avevo nel mio studio e un bellissimo volto da dipingere, e mi è nata così l'abbinamento di dipingere questo volto, un volto antico su una porta antica, ed è funzionato subito, insomma, perché ha risposto immediatamente l'idea. Che tecnica usa questa olio, per gli addetti ai lavori? No, olio, la pittura d'olio sul legno, dipingo sempre, giusto quando ritraggo le immagini sul ferro uso una tecnica mista, sennò altrimenti tutte le mie cose sono sempre pittura d'olio. Ma le porte che dipinge le va a cercare, come funziona proprio dal dietro le quinte, no, del suo lavoro, tutto il lavoro che fa? Perché molto spesso le persone se ne disfano utilizzandola per il fuoco, oppure togliendo tutto quello che sono i ferri della porta, che comunque anche loro sono delle bellissime opere d'arte. Spesso i fabbri di 2 secoli fa facevano proprio delle sculture con il ferro, quindi c'è chi è appassionato a questo e quindi spoglia la porta di tutto, oppure chi non ne riconosce il valore. Io, essendo stata sempre nel legno, perché comunque nella mia famiglia Borzelli il legno è stato prioritario, abbiamo vissuto di questo per tantissimo tempo, e quindi ho una familiarità col legno che forse altri non hanno. E quindi conosco le venature, conosco come esaltarle e nello stesso tempo inserirci l'immagine. Ma quindi è capitato magari che andasse all'interno di piccole fiere oppure all'interno di centri per dedicati appunto all'antiquariato, non so, ecco, sì, in questo consiste possono, la sua ricerca? Lì si possono trovare sicuramente, ma sono per lo più già restaurate per venderle, mentre invece io diciamo che cerco la porta ancora da restaurare, che a volte neanche la restauro, per lasciare proprio la patina del tempo, dell'usura, e quindi magari tra gli antiquari, a volte addirittura pensi anche nelle discariche, dove la gente si disfa per magari comprarsi, non so, delle porte in alluminio. E questa è la Le è capitato di vedere una porta che ha dipinto all'interno di una casa di un suo conoscente, di un suo cliente? Sì, no, perché tra l'altro io le ho già vendute queste porte, quindi sono già collocate dentro delle abitazioni. E insomma, voglio dire, il cliente è sempre stato molto soddisfatto della scelta fatta. Ma lei ha visto il risultato finale per caso? Le ho viste, sì, perché quelle si possono, guardi, ce ne sono alcune che ancora sono in buone condizioni, che si possono anche riutilizzare come porte, altre invece
c'è chi le mette poggiate a terra, oppure addirittura che si possono appendere. Appendere, certo, come un quadro. Chi sono le donne che dipinge, Rossana? Guardi, inizialmente erano amiche, persone conoscenti, perché comunque è bello scoprire nei volti delle persone, tra virgolette, anonime, no? La bellezza che c'è comunque, al di là delle immagini stereotipate che ci fanno vedere della donna. E poi piano piano ho allargato un po' l'orizzonte, ho cercato in altri volti, anche su internet, delle persone che mi colpivano particolarmente. Che cosa devono avere per essere dipinte da lei? Mi devono trasmettere qualche emozione che poi cerco di riportare sul lavoro. E non glielo so dire, guardi, non c'è un prototipo preciso, può essere un volto esile, un volto rotondo, lo sguardo, spesso e volentieri è lo sguardo che mi colpisce di più. Ecco, infatti volevo arrivare proprio a questo, perché guardando le immagini delle sue porte o le porte stesse si fa molto caso a dei tratti comuni che hanno gli occhi delle donne che ha dipinto. Sono tutti molto intensi, hanno sguardi davvero molto penetranti, ecco, non saprei come descriverli in maniera migliore. Vogliono raccontare, cioè utilizzo lo sguardo per raccontare. Ecco. Quante sono le opere esposte? Guardi, attualmente sono esposte da Vanni, dunque saranno, mi sembra, 12 opere esposte lì e fino al 30 giugno, lavorando con la Galleria Fondaco, che oltretutto non espone solo nel suo spazio, ma cerca anche spazi alternativi dove la gente si avvicina più facilmente, che possa essere più sicuramente, per esempio, il Bar Vanni è un bar molto frequentato, quindi è più facile che vengano viste le opere in uno spazio così piuttosto che magari in una galleria. Quindi loro promuovono proprio questo tipo di lavoro, di esposizione, e io mi trovo perfettamente d'accordo, perché ritengo che bisogna andare incontro alla gente per far vedere i lavori piuttosto che rimanere ancorati solo negli spazi addetti. È vero, questa è una procedura che ormai stanno attuando moltissime personalità nell'ambito della cultura, a partire dai libri, come le nostre ultime interviste hanno raccontato, fino appunto all'arte, quindi portare la cultura nelle piazze, comunque a ridosso dell'ambiente quotidiano delle persone, credo sia la strategia vincente per fargli conoscere cose che magari non conoscevano prima. Esatto, guardi, veramente è proprio tutto un altro impatto. La gente poi non ha l'inibizione, quindi si avvicina, chiede, vuole sapere, anche per un'eventuale vendita. Questo è, mentre invece magari c'ha una forma di timore quando si entra nelle gallerie. Ma organizza degli incontri in cui i clienti, gli ipotetici clienti, i potenziali clienti possano parlare con lei? Guardi, per me non è un problema, già è successo, perché lì vicino alle porte ci sono appunto dei riferimenti, numeri di telefono della galleria, eccetera, per cui se ci sono delle persone che mi vogliono incontrare perché io spieghi loro il lavoro, non ci sono problemi, prendo il contatto con la galleria e io vado lì, per esempio, da Vanni. Perché prendendo un caffè si parla d'arte, ecco. Ecco, questo è bellissimo, ma è successo, comunque può succedere magari che qualcuno abbia una vecchia porta in una cantina oppure nella propria abitazione e le proponga di dipingerla. Certo, è possibile, come no, magari non sono facili, non si trovano facilmente queste porte, quindi se c'è qualcuno che ce l'ha e ci tiene e avrebbe piacere di dipingerci un volto, perché no? Questa è stata la prima tecnica così particolare da lei messa in atto, oppure le è capitato di dipingere anche su altre superfici che non fossero tele o comunque elementi fatti apposta? Attualmente sto lavorando sul ferro, sto realizzando un progetto di artiste donne, le raffiguro con dei ritratti molto grandi sulle lamiere di ferro che possono essere alte 2,50 m per una larghezza di 1,25 m. Scelgo le artiste
che ingiustamente sono dimenticate, le raffiguro, diciamo è un tributo alla donna artista nei secoli che ha avuto sempre poco spazio. E quindi sono andata proprio a fare delle ricerche su internet per conoscere la vita di moltissime artiste interessantissime da tanti punti di vista che purtroppo non si parla di loro. Adesso per lo più ne abbiamo due o tre che hanno recuperato spazio, tipo che ne so, Frida Kahlo, Artemisia Gentileschi, Camille Claudel, ma oltre a loro ce ne sono tantissime, è un oceano immenso di donne che hanno lavorato e hanno realizzato, ma di cui non si parla. Quale sarà il prossimo passo? Questo, vorrei fare una mostra di queste sagome, di queste silhouette che mi piacerebbe molto, ma rappresentarle tutte insieme, perché diventa proprio un coro di voci, è corale come il lavoro, ecco. Va benissimo, allora aspetteremo per parlare anche di questa iniziativa artistica. Grazie Rossana per essere stata con noi. Grazie a voi. A presto. A presto. Abbiamo parlato con Rossana Borzelli per la mostra appunto intitolata Le porte di Rossana Borzelli. La mostra è a cura di Francesca Marino e Flora Ricordi e possiamo ancora vederle all'interno dello storico Caffè Vanni di Via Col di Lana e nella Galleria Fondaco a Monti, appunto questo storico rione che dà sempre moltissimo spazio all'arte e alla cultura. Noi ci sentiamo tra pochissimo per l'evento del giorno, state lì.